seduta dell'8 marzo. Il Consiglio regionale ha commemorato Gaetano Maiorino, ex consigliere, deceduto il 6 gennaio ed ha poi surrogato il consigliere dimissionario Raffaele Costa con l'assessore al commercio William Casoni, primo dei non eletti nel PDL della provincia di Cuneo. Al termine dei lavori del mattino, il presidente del Consiglio Valerio Cattaneo e l'assessore agli enti locali Elena Maccanti hanno ricevuto una delegazione sindacale di lavoratori dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente. Napolitano a Torino. Il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo ha incontrato il capo dello Stato Giorgio Napolitano il 6 marzo a Torino in occasione del convegno sulla magistratura nella storia dell'Italia Unita. La giornata, promossa dal CSM, è stata ospitata a Palazzo Madama alla presenza di numerose autorità locali e di esponenti del governo nazionale. Terzo bilancio di genere. Valutare e orientare le strategie amministrative e la spesa pubblica secondo criteri di pari opportunità. Questo è lo scopo del bilancio di genere della Regione Piemonte, curato dall'IRES e presentato nella sua terza edizione a Palazzo Lascaris il 7 marzo. Sono intervenuti l'assessore regionale agli enti locali Elena Maccanti, il consigliere regionale segretario Gianfranco Novero e le rappresentanti dei principali organismi di parità della Regione. Mostra sui 10 anni di Euro. Fino al 14 aprile è aperta in Piazza Solferino 7, sede di Piemonte Artistico Culturale, la mostra Da moneta unica a unica moneta. Più di 200 vignette satiriche a colori raccontano la nascita dell'euro e i suoi primi passi in Europa. All'inaugurazione è intervenuto il presidente del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo. Maschere per un massacro. Nell'aula di Palazzo Lascaris il 5 marzo è stato presentato il libro Maschere per un massacro di Paolo Rumiz, a cura del Comitato Resistenza e Costituzione. Il volume ripercorre la genesi del conflitto nella ex Jugoslavia e ne contesta le motivazioni etniche. Con l'autore sono intervenuti Roberto Placido, vicepresidente del Consiglio regionale, delegato al Comitato, Roberta Biaggiarelli, attrice e documentarista, e Donatella Sasso, dell'Istituto di Studi Storici Salvemini.